ci sono tornato a effettuare Rosemary stamattina, sono qui da preparare i confettoni, anche se l'avevo già fatto una volta, ma questa volta lo faccio fritto. Quindi vi faccio vedere tutto quello che mi serve per fare le mie polpette fritte. Aspettate, come sempre non andate via, vi faccio vedere. Per fare le mie polpette fritte c'è il prezzemolo, aglio, il pane già bagnato con latte, come sempre, la mia macinata, il formaggio, pepe e sale, olio naturalmente per friggere e poi il pan grattato che mi serve dopo, e naturalmente serve anche due uova. Ora si parte a fare l'impasto per i polpetti. Ora questo è il mio prezzemolo e aglio, ora frito tutto. L'ho fatto e la aggiungo dentro la mia macinata. Quando questo è fatto, metto dentro l'uovo. Lavo le mani sempre tutto l'uovo, ma lavato sempre le mani. Metto un po' di pepe. Un po' di sale. Lavo le mani. E poi, cosa mi ci vuole ora? Il pane. Bagnato con latte, ora devo stringere un po', stringiamo un po' di latte e finito di fare questo lavoro qui, facciamo via questo e sempre le mani si lava. Ora bisogna aggiungere il nostro formaggio. Adesso sì che si parte a lavorare, a fare un bel miscuglio. Mischiando bene bene tutto. Si parte a fare le nostre palline, se no mi si vuole tutte e due le mani, le metto qui dentro il pan grattato, faccio più palle possibile. Palle. Le palle sono tutti fatti, ora faccio questo lavoro qui. E anche olio è abbastanza calda. Ora ho finito di fare le mie palle. E si comincia a friggere. Ok, ora possiamo girare, si è arrotolato bene da una parte. Si gira meglio.
tradizione dei preti della Seaton. Ok, le mie polpette e sono pronti. Ora posso levare le mie polpette. Ah, mi ha detto il padre, devo indicare dove faccio il mangiare. Faccio il mangiare alla casa di missione, dal prete del sito. E qui dove faccio il mio servizio di cuoco. Ok, partiamo con quest'altra. Ok, lasciamo cuocere, vedete come è venuto buono? Mettiamo un po' la nostra seconda mandata. È un po' bruciacchiato sotto, e pazienza. Oh, ok. Ora guardiamo questo, se lo tagliamo un po', guardiamo come viene. Wow, buono. Assaggiamo. Che bontà. Vedete, soffice, buono, buono, esagerato. Anche la mia seconda mandata è pronta. Lo possiamo togliere tutto. Buono. Visto le mie polpette fritte? Buono. Polpette fritte di Fettovare Rosemary fatte in casa della missione di chiesa di Elisabetta Sito. Mi hanno raccomandato di dire dove faccio questo mangiare, quindi io ecco perché io lo dico.